I 5 Stelle però non finisce qui. Dopo una notte di tentennamenti, patti e ricatti accusano deputati e senatori, hanno vinto ancora. Loro però sono pronti a raccogliere le firme per chiedere che il caso Napolitano venga riportato in aula in seduta congiunta, come prevede il regolamento. Accuse che non sono cadute. Noi intendiamo fare piena luce su quanto accaduto nel nostro Paese negli ultimi anni e capire veramente se l'operato del Presidente è rimasto negli ambiti della Costituzione oppure, come noi riteniamo, abbia debordato quegli ambiti e ne debba rispondere. E all'attacco torna Grillo dal blog. L'Italia non può essere condannata a Napolitano a vita. Il problema principale di questo Paese è lui. Prima viene rimosso, prima si potrà ripartire.